Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi torno a parlarvi di un computer che ormai i suoi begli anni ce li ha. Sto parlando del Dell Optiplex GX280. Prima di andare a vedere che cosa è in grado di fare questo computer di ormai 13 anni, vediamo le sue caratteristiche tecniche. Processore Intel Pentium 4 da 2,8 GHz, 512 MB di memoria RAM DDR2, 8 porte USB, hard disk da 40 GB, porta Ethernet, floppy disk, unità CD-ROM e uscita VGA. Ovviamente la domanda sorge spontanea: da dove viene questo computer? La storia è questa. Nel 2009 ho acquistato il mio primo vero computer serio. Era un portatile dell'HP, Pavilion DV6 qualcosa se non mi ricordo male, e l'ho tenuto per diversi anni. Il punto è che mia sorella era senza computer, infatti lei diventava sempre più grande e il computer che avevamo praticamente non poteva più essere utile a nessuno. Infatti era il Toshiba Satellite che avete visto nel video precedente. Se non l'avete ancora visto, premete qua nelle schede e andate a vederlo. A mia sorella dunque serviva un computer e mio padre un giorno torna a casa dal lavoro avendo fatto questo grande affare con un suo collega. Aveva comprato questo computer per 70 euro. Non solo il computer, monitor, tastiera e mouse, per cui essendo il 2009 diciamo che comunque era un buon prezzo per un computer di 5 anni. Quando è arrivato questo computer aveva installato Windows XP, ma nel corso degli anni abbiamo installato anche Windows 7 e Windows 8.1 e si è comportato piuttosto bene. Non è mai stato aggiornato a Windows 10, invece abbiamo installato Ubuntu. Questo perché l'idea era quella di trasformare questo computer in un Plex server, ovvero un media server dove all'interno c'erano tutti i nostri film, tutti i nostri telefilm e dunque tutti i nostri documenti multimediali. Il progetto non è mai stato concluso, anche perché l'hard disk del computer era soltanto da 40 GB e siccome più che una cosa utile era un esperimento, non valeva la pena spendere altri soldi, dunque abbiamo scatolato il tutto e l'abbiamo messo via. Fino ad oggi. Nel caso qualcuno fosse interessato, su questo computer è comunque teoricamente installabile anche Windows 10. Dettaglio però importante, la versione da installare è quella 32-bit, infatti il processore non è in grado di eseguire sistemi operativi a 64-bit. Questo computer non ha il wifi integrato, per fortuna però abbiamo la connettività Ethernet, per cui semplicemente attaccandoci direttamente al router potremo andare a utilizzare internet su questo computer. Iniziamo dunque i nostri test e come prima cosa voglio andare ad aprire una pagina web e per farlo utilizzerò Firefox, che ormai però su questo computer non viene aggiornato da 2 anni. In ogni caso funziona tutto quanto alla perfezione, le pagine vengono caricate, i CSS vengono interpretati correttamente e l'unico problema è che il computer è ovviamente un po' lento, infatti nel caricare la pagina non è tutto super fluido e veloce visto che le pagine si fanno sempre più pesanti e in ogni caso il processore del computer rimane sempre lo stesso ed è lo stesso da 13 anni. Dunque lentezza a parte, la navigazione comunque è possibile, non è super fluida ma diciamo che comunque possiamo accontentarci. Passiamo adesso allo streaming video, che è comunque una cosa molto importante ai giorni nostri, dunque andiamo a caricare un video su YouTube. Se andiamo a caricare un video in 240p non abbiamo grossi problemi, certo conviene lasciarlo caricare prima e dopodiché possiamo vederlo anche a tutto schermo. Se invece andiamo ad alzare la qualità a 720p il risultato è piuttosto scadente. 8 MB di video RAM, unità DVD-ROM di sola lettura, unità da floppy disk, 2 USB 1.1. Dunque YouTube è semi-utilizzabile, diciamo che è lì lì per non funzionare più. Passiamo adesso alla riproduzione dei video in locale. Se andiamo ad aprire un video in 1080p andrà a scatti, ma in ogni caso il video sarà al passo con la musica. Se invece andiamo a utilizzare un video 720p, il risultato è praticamente perfetto. Viene aperto senza problemi e viene riprodotto al passo con la musica, senza perdita di frame. Ultimo e banale test è la scrittura di un documento di testo. Dunque andiamo a utilizzare LibreOffice, che viene installato direttamente insieme a Ubuntu, è la versione 5. Come vedete non abbiamo alcun tipo di problema, possiamo scrivere il nostro documento, possiamo stamparlo, possiamo andare a inserire immagini, insomma, possiamo fare praticamente tutto quello che vogliamo. Dunque la domanda, è utilizzabile questo computer ai giorni nostri? La mia risposta è quasi sì.
possiamo navigare su internet anche se non in modo molto fluido. Possiamo inoltre vedere video su YouTube anche se in una qualità video molto molto ridotta. Possiamo anche vedere video in locale fino a una risoluzione di 720p. Chiaramente non ci sono poi problemi con la scrittura di testi. Ovviamente dico quasi sì, perché piano piano che passa il tempo ovviamente questo computer resterà sempre più indietro ed è utilizzabile a malapena adesso, figuriamoci tra 1 o 2 anni. Di conseguenza, se lo streaming è molto importante per voi come lo è per me, utilizzare un computer del genere sarebbe davvero un grosso problema. Dunque, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri video come questo e molto altro. Ovviamente nella descrizione del video trovate i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram e Instagram. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!